Questo programma è offerto da Buonasera Daniele Emanuelli, benvenuti alla 27ª puntata di stagione di Sport Up. Si è giocata la 29ª giornata del campionato di Serie D, Girone D, che ha visto all'attivo ben 20 marcature frutto di 3 vittorie interne, 3 vittorie esterne e 3 pareggi, ma in verità i 3 pareggi, così vogliamo dire, attraverso la classifica di Romagna Sport, sono 3 partite rinviate che verranno poi recuperate. Nel dettaglio vi diremo anche le date. Invece nel pomeriggio, oggi pomeriggio, si è giocato il posticipo, chiamiamolo così, tra Sansepolcro e Lentigione, terminato sul risultato di 2-2. Prima di iniziare vi ricordo il numero per interagire con noi, 333 60 94 299, numero valido sia per la messaggistica tradizionale sia per WhatsApp, ma anche potete scriverci in diretta sulla pagina Facebook di SportUp Rimini. Ci penserà il nostro Matteo Zampini, che salutiamo, a postarci i relativi messaggi. Iniziamo a presentare questa sera i nostri ospiti, mentre ne aspettiamo qualcun altro causa maltempo, siamo un po' in difficoltà questa sera, ma ci faremo valere ugualmente. Troviamo alla mia sinistra, anche nella seconda parte, l'allenatore Massimo Zanini. Buonasera a tutti, ci proviamo. Lei la riabbracciamo con piacere, perché è un mesetto che non la vedevamo più, non mi ricordo neanche se ci siamo dati gli auguri di buon 2018, se non l'ho fatto ne approfitto adesso. Ciao e grazie a Giorgia Bertozzi. Ciao Daniele, buonasera a tutti, ci siamo visti nell'anno nuovo. Ce l'avamo visti, quindi una volta questa, sì. Questa è la seconda puntata. Esatto. Oh, mi fa piacere perché oggi, tutto oggi che ci pensavo invece... mi hai rinfrancato, a dire la verità. Andiamo a vedere con il nostro Stefano Papini risultati e classifiche dopo l'ultimo turno. Vi dicevo prima, per l'appunto, ci sono state 3 partite addirittura rinviate, quindi pensate un po', e tra poco vi comunicherò anche le date. Aquila Montevarchi Collegiana 1-0, Castelvetro Forlì rinviata al 7 di marzo, Sporting Trestina Imolese 1-2, Sansepolcro Lentigione si è giocata oggi pomeriggio, ma qui vedete che per l'appunto non c'è risultato, è terminata 2-2, Romagna Centro Mezzolara 4-2, Rimini San Maurese 0-0, Fiorenzuola San Giovannese 2-0, Sasso Marconi tutto qua è stata rinviata mercoledì 28 febbraio, Correggese Vigor Carpaneto 2-2, Pianese Villa Biagio rinviata al momento a data da destinarsi. Andiamo a vedere la classifica dopo l'ultimo turno, la 29ª giornata per l'appunto. Rimini al comando a quota 63, Imolese 56, Villa Biagio 52, Fiorenzuola 51, qui correggiamo Lentigione in virtù del risultato di oggi pomeriggio 46 punti, Forlì 44, Romagna Centro 43, San Giovannese 42, San Maurese 41, Aquila Montevarchi 40, Vigor Carpaneto Pianese 36, Sasso Marconi 33, Sporting Trestina 29, Tutto Cuoio 29, Castelvetro 28, Mezzolara 27, Correggese 26, Collegiana 25, Sansepolcro correggiamo anche qui 24 punti in virtù del pareggio di questo pomeriggio. Ebbene, abbiamo già ricordato il numero per interagire con noi, salutiamo nuovamente il nostro Matteo Zampini, stiamo aspettando anche Emanuele Pironi, tra poco ci raggiungerà qui nei nostri studi. Una giornata particolare quella di ieri, eh? Tu eri allo stadio Romeo Neri, è partito molto freddo? Allora, intanto sì, molto molto freddo, molto freddo. Freddo più per il risultato o per la una partita molto fredda, molto fredda. Però sostanzialmente si è visto una discreta partita per il tempo che era, diciamo così. Giorgio, ti sei divertita ieri? Ma divertita, insomma, ho visto partite più divertenti, però anche secondo me obiettivamente non è stata una bruttissima partita, diciamo che è stata una partita giocata con il vento forte, con un gelo terribile, diciamo che insomma comunque entrambe le squadre hanno cercato di giocare a calcio, si sono sul piano atletico quantomeno hanno messo veramente tanta verve per 90 minuti. Su questo non si può discutere, poi ovviamente non sono venuti gol, ovviamente ci si aspettava da riminesi e da capolista un risultato diverso, però credo che insomma veramente non è stata una partita non giocata, perché è stato 0-0 e quindi si sono studiati piuttosto che
È stata una partita maschia, complicata per il Rimini, con una buona San Maurese che ha fatto vedere di passare un ottimo momento di forma e di avere un piano, diciamo, difensivo, ma diciamo dall'1 all'11 molto, molto positivo. Non a caso la migliore difesa di questo torneo con solo 20 reti incassate. Adesso noi andiamo a vedere il primo servizio di questa giornata. Si sono giocate poche partite, tanti rivi l'avete già visto dalla nostra schermata di Romagna Sport, ma andiamo a gustarci tutti i gol che ci sono stati nella giornata di ieri. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Timbotta è il nostro motto, da sempre offriamo qualità. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, con ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Giornata numero 29 in Serie D, girone D. Dopo i turni infrasettimanali si torna in campo alla domenica. Giornata condizionata dal maltempo, saranno infatti addirittura 3 le partite rinviate, invece Sansepolcro Lentigione si gioca a lunedì. Saranno 16 le marcature arrivate. L'Aquila Montevarchi si aggiudica il derby toscano con la Collegiana, non senza sudare, gol partita che arriva al minuto 39 a cura di Napolano. Approfittando del pari interno del Rimini con la San Maurese, Limolese vince sul difficile campo del Trestina in rimonta. I rossoblu vanno sotto per via di una gran punizione calciata da Villanova. Il pareggio nasce da una mischia di rigore, alla fine la zappata vincente è di Crema. Lo stesso Crema trova la personale doppietta nella ripresa al quinto minuto, rete che vale i 3 punti. In 4 minuti il Fiorenzuola stende la resistenza della San Giovannese. Bollini, lanciata a rete in velocità, pesca l'incrocio dei pali. Il raddoppio perviene dagli 11 metri dopo rigore gentilmente concesso dal direttore di gara. Brosio firma i 2-0 per i locali. Continua la pareggite per il bigol Carpanito, che in esterna ottiene dopo quello con il Rimini un altro 2-2. Silla in contropiede lanciato verso lo specchio della porta trova il vantaggio. Correggese, che non si arrende nello spazio di 60 secondi, trova prima il pareggio con Davoli di testa sotto misura ed infine il vantaggio momentaneo con Mammetti, che addomestica il pallone e trova di piatto l'angolo vincente. Il definitivo 2-2 viene realizzato da Mastro Totaro al 91esimo direttamente dagli 11 metri. 6 gol nel match tra Romagna Centro e Mezzolara, bellissima partita giocata a viso aperto con gentili omaggi delle difese. Il primo arriva da Mutti, che al decimo finalizza nel migliore dei modi una mischia. Tola al 26esimo ristabilisce la parità in campo per il Romagna Centro, segno X che dura fino al 60esimo quando Cecconi di testa porta il Romagna Centro su 2-1. La partita continua ad essere tirata e il Mezzolara sigla nuovo pari con Mazzetti al 78esimo, ma nei minuti finali spazi liberi per il contropiede ed ecco che lo russo, con tiro leggermente sporcato, scavalca l'estremo ospite. Il 4-2 finale per il Romagna Centro lo firma Casadei in pieno recupero per l'esattezza al 92esimo. In vetrina mettiamo la splendida punizione di Villanova dello Sporting Trestina dietro la lavagna, l'uscita a farfalle di Malgoli che causa il pareggio del Romagna Centro contro il Mezzolara. Ebbene, abbiamo visto un po' di bellezze come la punizione per l'appunto di Villanova, un po' di infortuni che capitano nel gioco del calcio come l'uscita del portiere del Mezzolara, tra l'altro tra le partite più belle sicuramente della giornata. Abbiamo parlato prima di uno 0-0 un po' così per quanto riguarda il Rimini. Vogliamo fare un passo indietro, approfittando anche della tua presenza questa sera, Giorgia, perché c'è stato tanto rumors attraverso i social da parte dei tifosi biancorossi per quel pareggio che non è andato giù mercoledì contro il Carpaneto per un rigore inesistente, ma anche per il turnover indotto da mister Righetti. Tu come l'hai vista? Beh, partendo dall'episodio del rigore, direi che insomma le immagini che abbiamo visto in questi giorni, che hai mandato anche tu, Dani, insomma fanno abbastanza chiarezza e direi che si può dire che è stato un errore dell'arbitro. Insomma, mi sembra abbastanza chiaro con le immagini che il rigore insomma sia stato abbastanza insomma, generoso, ecco, esatto, mi veniva regalato ma non volevo esagerare. E, detto questo, il turnover, beh, quello è sempre una scelta insomma che l'allenatore fa, secondo me anche data un po' dalle sensazioni che ha durante la settimana, nel senso che 3 partite vicine, insomma, dei ragazzi di 20 anni secondo me riescono anche a giocarle. Però evidentemente Righetti aveva ritenuto che diciamo il blocco della squadra, quello che gioca sempre o più o meno sempre, avesse bisogno un po' di rifiatare.
è ovvio che, diciamo, dopo un buon primo tempo, mi sembra, da parte del Rimini, nella ripresa forse ci si aspettava qualcosa di più, soprattutto magari a inizio ripresa, diciamo, per incanalare nei binari giusti una partita che, certo, in trasferta è sempre difficile, però insomma era, diciamo, una bella occasione per forse chiudere abbastanza i giochi. Così non è stato, il Rimini l'ha pagata nel finale con appunto una decisione secondo me errata da parte del direttore di gara, però purtroppo è finita così, insomma, probabilmente forse, non so, l'11 titolare poteva magari riuscire meglio, però devo dire che, sai, col senno di poi è, certo, molto molto complicato. Anche domenica il mister ha messo sulla formazione tipo, tra virgolette, a parte qualche, diciamo, acciaccato, insomma, lungo De Gente a Ambrosini, poi c'era, sì, Pasquini fuori, insomma, diciamo che, però tutto sommato era la formazione che aveva inserito col Villa Biagio, dove, insomma, sì, c'è stata una vittoria netta. E in realtà con la Sammaurese, come ho detto anche nelle mie pagelle, non è bastato, e no, si è dimostrata, insomma, una formazione più coriacea della terza in classifica. E tra poco andremo a vedere proprio le tue valutazioni dopo il match di ieri. Come, allacciandomi al discorso della Georgia, tu da allenatore Massimo trovi giusto il turnover anche per far rifiatare un po' i soliti giocatori che sono costretti addirittura a giocare 3 partite nell'arco di 7 giorni? Ricordiamo, allora, che non è una cosa semplice. Comunque sia, Rimini è una formazione, ha una squadra, un gruppo squadra che non dovrebbe avere riserve, nel senso che tutti quanti possono ambire per un posto nei primi 11. Mi aspettavo sinceramente che il turnover ci poteva essere, ma non così massiccio. Però ci può stare, perché comunque sia, veniva la Sammaurese era ben temuta forse anche da Righetti, ma ne aveva, secondo me, anche tutte le ragioni, perché poi la dimostrazione che questa Sammaurese sa stare bene in campo, ha qualche pecca ancora a livello numerico davanti, le punte sono un po' leggerine, tant'è vero che nella seconda fase un esterno è dovuto andare a occupare la parte dell'attacco, insomma, che tra l'altro neanche fisicamente molto dotato, però comunque sia è un sinonimo di poca qualità davanti. Però la Sammaurese ha comunque tenuto bene il campo, ha tenuto a testa un Rimini, però devo dire anche che effettivamente sono venuti a meno 2 giocatori importanti, se li riteniamo tali, come Simoncelli e Capellupo. Sì, questo caso, per quanto riguarda, personalmente, campo, sì, mi hanno deluso, cioè ci si aspetta qualcosa in più da questi che sono di fuori quota. Non capisco come mai il mister, ma lo dico senza far troppa polemica, non ha dato continuità a Righini, che è un po' che non vedeva il campo, l'ha visto solamente mercoledì, e la continuità in questi giocatori vecchi, per modo di dire, fra parentesi, no? Però quelli che ti hanno dato anche una mano lo scorso anno, in questi momenti, secondo me, dovrebbero venire fuori anche loro. Sottolineo anche la prova di Righini, perché comunque nel primo tempo è stato tra i migliori in campo nella partita contro il Carpaneto, ha dato anche 2 palle importanti, una per la testa di Traini che ha colpito la traversa, e proprio sul finire di primo tempo ha avuto un'altra occasione proprio domenica sul suo... difficile da giocare, soprattutto per chi subentra, che è stato in panchina a soffrire il freddo, e quando ti chiamano in causa non è facile dare subito il meglio di se stessi. Lo stesso Traini, insomma, ha sbagliato una palla molto facile per le sue qualità, insomma. Sì, adesso allora facciamo così, vi faccio rifiatare entrambi, così poi entriamo proprio nel dettaglio in base alle valutazioni, che il discorso si sta facendo sempre più interessante. Andiamo a vedere le immagini della sfida in programma ieri allo stadio Romeo Neri tra Rimini e Sammaurese. Secondo pareggio consecutivo per il Rimini nello spazio di 4 giorni dopo la beffa subita 1 dalla fine nei turni infrasettimanali in casa della Vigor Carpanito, i biancorossi non vanno oltre lo 0-0 tra le mura amiche. La Sammaurese si dimostra formazione forte, con la difesa meno battuta del torneo e con un esploit importante in questo inizio 2018 che ha dato un notevole cambiamento alla propria classifica. La squadra prende sempre più le sembianze del proprio allenatore e rende la vita dura a chiunque. Una sola sconfitta in questo giro di ritorno, rimediata tra l'altro con Romagna Centro. Il Rimini inizia forte con un cross di Guiebbe dalla destra per Buonaventura, che prova i tappi di tacco, ma la palla sfila all'arco.
Lighetti si affida a questo punto all'estero di Cicare, vice protagonista la domenica prima, prova il tiro fra tre difensori, conclusione debole che non reca problemi a Passaniti. Lo stesso montenegrino, servito questa volta da Guiebre, sfiora la marcatura alzando troppo la mira. Guiebre tiene alto il pressing della squadra, più dalla mezz'ora fa tutto da solo sull'auto di destra e trova anche il varco per il diagonale, conclusione debole che Passaniti blocca a terra. L'offensiva biancorossa prosegue con questo tiro cross forte e teso dalla sinistra ad opera di Simoncelli. Cicarevic non arriva al tocco decisivo e la Samorese si rende viva dalla parte opposta per la prima volta al minuto 34 con Loati che prova ad impensierire Scotti con un tiro da posizione di filata a sinistra, ma il portiere biancorosso non si fa sorprendere, blocca a terra in due tempi. 5 minuti più tardi arriva la punizione di Scarponi dalla tre quarti sinistra per la testa di Jokan che manda di poco alto. Squadra a riposo sullo 0-0. Nella ripresa dopo 10 minuti di noi arriva il primo pericolo per Passaniti. Involontaria deviazione sul corner di Cappellupo, sfera che termina fuori. La Samorese diviene pericolosissima sugli sviluppi di un fallo laterale, ma Loati crossa dalla sinistra davvero troppo forte perché Jokan arrivi al tapin vincente. Buon per i Rimini in questo caso, la palla sfila fuori dalla parte opposta. La pressione giallorossa continua quando Lucchese ci prova dalla distanza con un destro in corsa. Scotti ben appostato si trova la sfera tra le mani. Sul versante opposto arriva subito la risposta di Minice con Cicarevic che però da buonissima posizione calcia altissimo. Sempre da fallo laterale la squadra di Protti diventa pericolosissima, cross da sinistra per la testa di Jokan, alto di un nulla. Il noi entrato Traini prova a colpire, sul cross di Cicarevic l'attaccante arriva in maniera scoordinata non riuscendo ad impattare il pallone come vorrebbe. Lo stesso attaccante si ripete 3 minuti più tardi quando ruba palla sui 20 metri e calcia potente, la sfera S al lato. A 2 dalla fine, clamorosa occasione ancora per l'attaccante, Montanari suggerisce basso da destra, Traini arriva in corsa da pochi passi, conclude fuori. Termina qui una partita senza particolari acuti, lo 0-0 regna con i Burian che entra in azione gelando la porta di ambedue le formazioni ma facendo accendere da stasera la stufetta in casa biancorossa per proteggersi dal freddo chiamato il Molise che in 4 giorni recupera ben 4 punti alla capolista e da stasera dista solo 7 lunghezze. Ebbene sì, questo era il servizio inerente al match visto ieri al Romeo Neri. Innanzitutto permettetemi di salutare qualcuno che manca questa sera, un elemento importante come Emanuele Pironi, lo salutiamo perché non è riuscito causa maltempo a raggiungerci qui nei nostri studi. Ciao Emanuele, ci sta guardando in questo momento, grazie perché ci stai guardando. E salutiamo anche Renzo Baldisseri, addirittura voleva venire giù dal Pian di Mileto, ma abbiamo evitato di farlo venire, come sempre qui protagonista nei nostri studi. Ovviamente ci ritroverete tutti al completo lunedì prossimo anche attraverso la nostra Valentina Violini che salutiamo e il nostro Cristiano Cervara. Adesso ritorniamo a parlare per quanto riguarda la partita tra Rimini e San Maurese. Massimo, prima stavi dicendo una cosa importante, hai visto l'immagine al fotofinish di Traini che si divora quel gol importante, tra l'altro su assist del tuo ex giocatore come Montanari. Ma sì, io ripeto, mi ribadisco un pochino quello che ho detto prima. Entrare dalla panchina con il freddo siberiano che c'era ieri non era semplice. E normalmente quelli lì sono i gol che Traini li porta a casa. Queste sono le immagini. Ex anche della Samaurese, ma non è che abbia voluto bene alla Samaurese. Non è riuscito a fare il meglio di se stesso in quella situazione, però anche il colpo di testa dopo. Diciamo che la Samaurese l'ha tamponato molto bene, anche forse perché lo conosceva altrettanto bene. Rimini però che poteva e doveva dare qualcosa di più. Giorgia, ci sono stati molti rumors, come ti dicevo, da parte dei tifosi biancorossi che iniziano a preoccuparsi. In che senso? Provo a spiegartelo con le loro parole. Accusano un po' non solo la stampa ma anche i diretti interessati di aver pensato un po' troppo facilmente al più 11 sull'Imolese. Zitta zitta, proprio i rossoblù hanno recuperato 4 punti nelle ultime 2 giornate al Rimini, adesso il vantaggio si fa di solo 7 lunghezze, loro giustamente dicono siamo preoccupati perché basta una partita che sbaglia e loro che continuano a vincere e ci ritroviamo a 4 e magari poi anche a 3 lunghezze prima dello scontro diretto. Tu come l'hai visto, come lo cogli questo pareggio di ieri, se vuoi trovare qualche lato positivo per rispondere a loro e incoraggiarli soprattutto? Beh, io dico che sta meglio il Rimini dell'Imolese, con 7 punti di vantaggio innanzitutto. No, a parte, è ovvio, perdere diciamo 4 punti di vantaggio nella stessa settimana deve fare suonare la sveglia più che l'allarme, nel senso tutti in teoria guarda in faccia e si dice signori, manca
l'ultimo passo, bisogna, no, serrare le fila e insomma stringersi e arrivare dritti all'obiettivo. Più di questo devo dire, insomma, io non, insomma, adesso non voglio fare la Cassandra. Tu rimani non fiduciosa. Ecco, esatto, rimango assolutamente fiduciosa. Limolese l'attendavamo, no, dalla prima di campionato, nel senso che è stato Limolese a fare flop fino a 2 mesi fa, non certo il Rimini a correre troppo. Certo. No? E si sapeva che doveva essere lei l'anti Rimini e si sta, insomma, sta tornando su dove si aspettava. È ovvio che da qui in avanti i passi falsi bisogna diciamo evitarli o comunque farli arrivare al minimo. E il pareggio con la Sammaurese ci sta, secondo me ci può stare, perché comunque ha incontrato una buona squadra. Io, tra le più in forma del campionato. Assolutamente, anche tra le migliori viste a Romeo Neri, al di là appunto di un attacco che forse, diciamo, non ha creato tantissimo, ma comunque non ha mai permesso a Rimini di rilassarsi, tra virgolette, di pensare solo alla fase offensiva, solo ad andare in vantaggio. Si è sempre dovuta coprire la squadra di Righetti e forse l'ha fatto meglio, molto meglio che in altre occasioni. È venuto a meno il centrocampo. Ieri una prestazione non molto positiva da parte del centrocampo, nel senso Cappellupo purtroppo ha fatto una prestazione incolore, non sufficiente per come l'abbiamo visto giocare nelle prime partite, per come si vede che sa fare il regista, cioè non è riuscito a prendere in mano il gioco del Rimini come aveva fatto in altre circostanze, probabilmente un po' merito anche di chi ci stava dall'altra parte. Variola è un giocatore che io non amo particolarmente, ma non si può chiedere a un under di prendersi su il peso, no, di una partita del genere. Simoncelli continua ad essere un elemento che non riesco a valutare, perché non sinceramente si è perso dopo l'infortunio, forse anche sì, probabilmente non è più tornato, no, nella forma giusta, non lo so. Ieri veramente non ha dato un contributo positivo alla squadra, ecco, qualcosa in più, come diceva mister, che da elementi di esperienza e di provate doti deve venire. Per il resto ti mangi, tra virgolette, 3 gol, 2 con Cicarevic, mettiamo, e 1 con Traini, o 4, e rischi magari anche la beffa su quel colpo di testa di Jokan, che insomma, poi a recuperarla un quarto d'ora dalla fine sarebbe stato veramente molto difficile. Molto difficile. Secondo me ci si può accontentare del pareggio di ieri, il rammarico forse è per quel 2-2 in trasferta. Sì. Ma detto questo, si mette un punto, si va a capo e si ricomincia a macinare. Insomma, io non mi fascerei troppo la testa. No. Poi tra l'altro, altro dato, tornando un attimo indietro, la partita con il Carpaneto, Rimini, che stavo guardando proprio adesso la classifica, vado a mente locale, praticamente ha fatto molto fatica con le squadre che si devono salvare. Con la Collegiana era arrivata in casa l'1-0, con il Sansepolcro mi pare sempre l'1-0, con il Carpaneto vabbè si giocò nel turno infrasettimanale, finì 5-2 di mercoledì, mi ricordo ancora, però col tutto cuoio addirittura 1-1 con il pareggio beffa al 90°, quindi ci può anche stare la classica era giornata. Era anche un altro Rimini, nel girone. Infatti voglio arrivare qui tra poco con te, perché adesso nell'ordine, adesso qui ci stanno arrivando tantissimi messaggi, provo dopo come sempre a sintetizzare un po' il tutto. Andiamo con ordine, andiamo a sentire proprio le valutazioni che tu poi hai fatto a fine partita, perché cogliamo meglio appunto i protagonisti di questo match, chi quantomeno ha raggiunto la sufficienza o qualcosa in più, chi invece è stato incolore. La pagella di Giorgia. Scotti 6. Nessuna vera parata effettuata. Gli avversari più pericolosi per lui in questa giornata sono stati il terreno scivoloso e un insidioso vento forte. Romagnoli 6,5. Lotta come un leone contro il gigante Jokan e, risultato alla mano, alla meglio lui. Brighi 6,5. Le sue chiusure in anticipo sono sempre da applausi.
aspetti 6,5. Diligente nelle marcature, prova anche qualche sortita in avanti, mostrando di avere energie fino a tempo scaduto. Simoncelli 5, non riesce mai a saltare l'uomo. Dal 15° della ripresa, Traini 5,5. Fa la guerra con tutti i difensori, si procura alcune buone occasioni da gol, ma le sbaglia tutte. Variola 6, partita muscolare, offre il suo contributo fisico, ma senza troppi spunti. Capellupo 5, evanescente, non è in condizioni ottimali e non entra mai realmente in partita. Dal 24° del secondo tempo, Montanari 6,5, entra bene nel gioco biancorosso, dà la scossa alla squadra e un cioccolatino che Traini però non scarta. Guiebre 6,5, il più attivo tra i biancorossi, anche se non in zona d'attacco, dove non trova quasi mai la misura giusta per i cross, bene invece la fase difensiva. Cicarevic 5,5, è nel vivo del gioco, ma non riesce a incidere, soprattutto ha sui piedi 2 ghiotte occasioni e le calcia alle stelle. Dal 36° del secondo tempo Valeriani senza voto. Arlotti 5,5. Corre senza risparmiarsi mai, ma si accende solo a tratti, ben imbrigliato dalla ragnatela ospite. Buonaventura 5. Non si vede per 90 minuti, merito di una sammaurese molto ben messa in campo. Righetti 6. Ripropone la formazione anti-Villa Biagio, ma la sammaurese si dimostra di un'altra pasta. Legge bene lo sviluppo della gara facendo sostituzioni azzeccate. Ecco, dopo adesso possiamo finalmente fare questo paragone tra Muccioli e Righetti. Non so, è una mia sensazione, poi Massimo magari che ha anche l'occhio del tecnico navigato, ecco, potrà... No, perché io sono compromesso. Voglio prima la risposta di Giorgia, poi se tu vuoi aggiungere qualcosa. Intanto vi trovate d'accordo sulle valutazioni? Sì, sì, assolutamente. Quindi avete visto la stessa partita, possiamo dire. È già buono. Perché se c'è la Baldisseri qualcosa non c'è. Ve lo dico già, se c'era il mitico Baldo, piuttosto il 4 marzo votate Baldisseri, perché veramente... Maldo è il massimo. Giorgia, Guiebre Vitti. È candidato? È candidato, sì, è sì, 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 sì. Sì, sì. Non so in quale partito, Pian però. A Pian di Meleto. No, sto scherzando, dai, Giorgia. Ah, no, che ne so io. Candidato nel partito delle arrabbiature, perché lui se non si arrabbia non è mai contento. Che ovviamente scherziamo e salutiamo il nostro Renzo che ci sta seguendo. Giorgia, Vitti e Guiebre, mi pare che nel gioco di Righetti siano meno protagonisti rispetto al gioco di Muccioli. È una mia... l'ho notata io questa cosa oppure mi sbaglio? Non lo so, dimmi tu, come l'hai vista? Ma, allora, posso essere cattiva? Sì. Vai. Allora, cioè nel senso che il Rimini finché non ha avuto gioco, si è dovuto gioco forza affidare a Guiebre, che comunque è un giocatore che da solo spacca le difese fino a un certo punto. Poi ahimè si perde un po', è lì è il suo limite, lì dovrà lavorare se vuol diventare un giocatore vero. Per quanto riguarda Vitti, sì, è un po' meno utilizzato adesso, a parte queste 2 giornate di squalifica eccetera. Però insomma vedo che comunque anche Righetti lo utilizza e devo dire che è un giocatore che a me piace, deve crescere ancora, è giovane, però secondo me ha anche le caratteristiche per poter anche salire di categoria. Quindi insomma adesso il Rimini gioca un po' diversamente, no? Forse sfrutta un po' meno le galoppate, diciamo, oppure non solo le galoppate di Guiebre da una parte e Vitti o Simoncelli dall'altra, ma cerca di sviluppare il gioco diversamente appoggiandosi sul regista che è Capellupo in queste ultime partite, prima comunque cercando lo stesso l'ampiezza, non andando direttamente sulla fascia per il cross classico di Guiebre Vitti come succedeva prima. Però penso che insomma anche mister Righetti li tenga nella dovuta considerazione, tant'è che forse le bacchettate che dà a Guiebre ogni diciamo intervista in sala stampa nel dopogara è solo per spronarlo, perché immagino che anche mister Righetti sappia bene che è una risorsa importante per il Rimini un giocatore del genere, che però deve imparare a giocare con gli altri, alzare la testa qualche volta, essere un po' meno irruente. Lo porteresti in Serie C, qualora ci fosse la promozione toccando ferro? Io lo porto, non certo costruendogli la squadra intorno, però secondo me allora, in una rosa ci può stare. Stasera non c'è Baldisseri che ti sente. Però mi dà la tosta anche. Vedendo quello che è successo nell'ultima stagione dall'arco della tua esperienza,
forse qui faccio un paragone scomodo, un vero bomber in Rimini, ti parlo di giocatori importanti, non c'era dalla stagione in cui c'era avvantaggiato, poi sono arrivati Olcese, Ragazzu, Nicastro nelle stagioni in Serie D e in Serie G, Baldazzi, che sono stati comunque bomber importanti per quanto riguarda Pera stesso, per quanto riguarda la categoria. Buonaventura in Serie C lo porteresti sì o no? Faccio lo stesso discorso che ho fatto con Guiebre, e con la differenza che Guiebre è giovane e Buonaventura no. Non puoi costruire una squadra in Serie C su Buonaventura. Può essere un attaccante della rosa o comunque insomma che se la gioca, però non l'attaccante titolare per una Serie C. E poi dipende sempre dagli obiettivi che uno vuole raggiungere in Serie C, perché va bene anche la squadra che hai adesso, va bene anche il Pietracuta, basta che ti iscrivi, però dopo dipende che cosa vuoi fare in Serie C. Esatto, allora colgo il tuo assist per venire da te. Buonaventura, l'abbiamo sentito, ci ha dato il giudizio. A questo punto ti chiedo di essere molto obiettivo e se devi essere cattivo anche per dare un consiglio al ragazzo lo devi essere. Allotti è da Serie C per il prossimo anno? Ancora no. Ancora no, non lo vedo ancora molto leggerino. Lo vedo ancora molto leggerino, anche se comunque sì, ha le qualità per potersi imporre. Poi dipende, come diceva adesso anche lei, insomma, dipende che cosa vuoi fare della Serie C. Se vuoi stare là in alto, no. Se ti vuoi salvare, potrebbe essere qualcosa di buono. Se vuoi stare in mezzo, ancora no. Allotti lo porti in Serie C, Giorgia? Io Allotti lo porto. Okay. Perché è riminese, perché è giovane, perché può crescere con noi, però insomma fa parte della rosa, però gli 11 titolari, tra virgolette, devono avere un alto spessore se vuoi fare un campionato medio-alto. Anche perché la tua convinzione mi piace, un giocatore che era esposto proprio in Serie D, adesso mi scuso se sbaglio il nome, Bernardi Eram, aiutami, che poi è andato al Torino, mi sfugge il nome, nazionale sammarinese. 2 anni fa, era un giocatore che poteva stare a Rimini in Serie C, purtroppo l'hanno venduto al Torino, quindi perdere anche Allotti in quel caso lì, sapendo che mandi un giocatore che poi non giocherebbe mai, almeno ce l'hai a Rimini e lo fai esplodere in Serie C. Io credo che Allotti si meriti di proseguire diciamo la crescita che ha iniziato con Rimini, ecco. Poi è ovvio chiaro, se ti chiama una piazza più alta, voglio dire, come fai a tenerlo? Però, come dici tu hai fatto 1000 volte il discorso in calcio di rigore dei settori giovanili. Se prendi un ragazzo e poi non lo fai mai giocare, quel ragazzo, ad esempio, sì, Bernardi, non sei più sentito. In questo caso dicevamo di fare 2 salti di categoria. Ah, ecco. Di conseguenza è giusto che la società ci guardi bene. Vabbè, quello è normale, anche per quanto riguarda un'entrata importante. Ma non per frenare né il ragazzo, né per nel frenare gli incassi eventuali che la società può portare. Queste sono le classiche domande che piacerebbero a Baldissari, le classiche risposte. Hai detto bene. Va bene, adesso proprio su questa supposizione di Allotti, Serie C o no, andiamo in pubblicità, 3 minuti, poi rientriamo, seconda parte dedicata anche alle mosse di mercato svolte fino a questo momento da Piero Tamai, il lavoro svolto dal DS e poi anche una particolarità in merito all'affluenza allo stadio Romeo Neri, soprattutto in questo periodo. Pubblicità. Quando entri in una stanza d'albergo e chiudi la porta, sai che c'è un segreto, un lusso, una fantasia, c'è il comfort, c'è la rassicurazione. Tutto questo è Hotel Sombrero, ideale per tranquillità, relax e benessere, per vacanze speciali da condividere con tutta la famiglia al mare di Riva Azzurra. Posto sulla spiaggia con il mare a chilometro zero, l'Hotel Sombrero è dotato di 3 stelle con piscina riscaldata, idromassaggio, wifi in camera, parcheggio coperto e tante attenzioni per bambini e amici a 4 zampe. E se l'estate passa, noi vi aspettiamo per trascorrere il Capodanno, la Pasqua e organizzare comunioni. Hotel Sombrero, Viale Regina Margherita 44, a Riva Azzurra di Rimini. Info hotelsombrero.com. Sono Fabio Giancarlo, titolare della DGF Fuori Italia. Vi vorrei presentare i prodotti che costruiamo in questa azienda. La nostra azienda, costruiamo forni di tutte le misure, impastatrici di tutte le misure, sfogliatrici per pasta di tutte le misure, varie sfogliatrici per la pasticceria, stand di pizza o stand di piada secondo il vostro uso, e griglia petrolavica e anche cuoci piade elettrici di varie misure. Vi aspetto in azienda.
sorbole, mossocme, mocciò! Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Timbotta è il nostro motto, da sempre offriamo qualità. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, con ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Forno d'Asolo, per il tuo ordine contatta l'agente Andrea Parlani al 342 004 5098. Al ristorante Pizzeria Al Gufo ti aspettano a pranzo e a cena i sapori della tradizione italiana. Al Gufo si possono assaporare menù di carne e pesce, ottimi vini e una pizza altamente digeribile grazie alla lunga lievitazione naturale con impasto anche al camut e ai 7 cereali. Poi la tipica cucina romagnola con la pasta fatta in casa. Mmm, che bontà! L'accoglienza e l'eleganza del locale mostra riguardo per tutti i tipi di clientela, ideale per organizzare cene aziendali. La cucina e la pizzeria lavorano anche da asporto, mentre su prenotazione menù di crudità e per celiaci. Ristorante Al Gufo, via Losanna 44, Miramare di Rimini, di fronte a aeroporto Fellini. Sì, facciamo gli auguri al Rimini Calcio, dai. Facciamo gli auguri al Rimini Calcio, ma soprattutto se volete seguire il Rimini Calcio dovete vedere la trasmissione Sport Up. Ciao Rimini Calcio, in bocca al lupo. E allora, e andiamo ragazzi. Giustamente, da casa sono più di un tifoso che ci scrive questo messaggio. C'è molto malcontento per i 3 presunti rigori negati ieri, 2 falli di mano e un fallo su Čikarević. C'erano oppure non c'erano? Massimo, tu come l'hai vista? Pare mia non c'erano rigori. Qualche trattenuta sui calci d'angolo, però non mi sembrava che ci fossero gli estremi per fare dei calci di rigore. Giorgia? Ma forse sulla la trattenuta su Čikarević magari, diciamo, ci poteva anche stare. I falli di mano ho visto, non si è lamentato quasi nessuno, e su uno soprattutto l'arbitro era molto vicino e ha fatto segno subito di continuare, nel senso ha valutato secondo me il pallone vicino oppure non proprio un braccio netto. Questa è stata la mia sensazione dalla tribuna, con i vetri finalmente puliti. Ringrazio chi ha preso a cuore questa situazione, fa vedere anche ai giornalisti il campo finalmente dopo un paio di anni, grazie. Sempre episodi, effettivamente sono... A me l'arbitro non è dispiaciuto ieri. Questo è importante. Nella summa della partita mi è sembrato un discreto arbitro. Perché da casa continuano, ci confermano Filippo Berardi, entrambi Berardi. Tifosi. Sì, Filippo Berardi. Un saluto a voi storici presenti in studio, poi quest'altro tifoso, però rivista in TV e rigore solare su Čikarević, oltre a Romano Galeotta, sfuggita nel montaggio. C'è qualcuno che voleva questo benedetto rigore, diamolo questo rigore, lo assegniamo noi, va bene. Segna che ne manca due allora per la prossima. L'arbitro era molto presente perché prima ammonizione ha ammonito il portiere che non rinviava mai, 6 minuti di gioco. Sì, cui... anche quello dai, un po' mi ha fatto sorridere la perdita di tempo al 10° minuto del primo tempo, è stato veramente, iniziamo bene oggi. Invece noi che siamo molto attenti ai messaggi, che purtroppo con Valentina, ma siamo sempre di corsa in virtù anche di una prima parte dedicata al calcio locale che arrivano il lunedì sera, ho rivisto alcuni messaggi questa settimana che poi mi hanno dato anche lo spunto per il prossimo servizio che vado a presentare. Qualche tifoso la scorsa settimana ha scritto che gradirebbe una presa di posizione da parte di Giorgio Grassi perché il Neri risulta essere uno stadio vecchio, non è accogliente e addirittura vedendo che il presidente ha contatti con
Bonn, lo stadio di Riccione, quindi dove gioca attualmente la FIA Riccione, ha anche una compartecipazione con la Vis Misano Calcio, quindi anche vedendo lo stadio di Misano, avrebbero chiesto di spostare, proprio per rispondere al sindaco in primis e all'assessore dello sport, le partite interne dei Rimini in queste due strutture. È una cosa un po'... Io so che ha anche contatti con la Juventus, magari possiamo provare a sentire se ci danno... È una cosa un po' campata in aria, però l'abbiamo voluta accontentare proprio perché prendiamo in seriamente tutte le considerazioni che scrivono da casa. Vogliamo cercare anche di capire questo benedetto stadio Neri, cosa ci sarebbe da fare. Ieri Emanuele, tra l'altro, che... Ma dove andremo a giocare? No, ma risaluto Emanuele. Ieri Emanuele nella sua pagina Facebook ha messo un importante contributo, perché lui dice giustamente, noi siamo di fronte a dove giustamente si siedono in tribuna centrale. Se venite dalla nostra parte a vedere come siamo messi noi, una tribuna che non è coperta, addirittura ci piove sotto, c'era il fiume ieri da attraversare, giustamente le immagini di Emanuele erano importanti ieri. Emanuele, se riesci a mandarmelo su WhatsApp qui nel numero della trasmissione, la voglio far vedere anche agli spettatori a casa. Però adesso andiamo a vedere un attimo, per un minuto e mezzo, il focus dedicato allo stadio, eventuali spostamenti, e poi rientriamo in studio e discutiamo di questa cosa qui. Servizio. Al ristorante Pizzeria Al Gufo ti aspettano a pranzo e a cena i sapori della tradizione italiana. Al Gufo si possono assaporare menù di carne e pesce, ottimi vini e una pizza altamente digeribile grazie alla lunga lievitazione naturale con impasto anche al camut e 7 cereali. Poi la tipica cucina romagnola con la pasta fatta in casa. Mmm, che bontà! L'accoglienza e l'eleganza del locale mostra riguardo per tutti i tipi di clientela, ideale per organizzare cene aziendali. La cucina e la pizzeria lavorano anche da asporto, mentre su prenotazione menù di crudità e per celiaci. Ristorante Al Gufo, via Losanna 44, Miramare di Rimini, di fronte all'aeroporto Fellini. La scorsa settimana, tra i tanti messaggi arrivati nella nostra diretta, c'era qualcuno che non ha smesso di lamentarsi dello stadio Neri. La sintesi è la seguente: se non fosse che si penalizzerebbero ingiustamente i tifosi di vecchia data, andrebbe seriamente considerata l'ipotesi di un trasloco a Riccione o a Misano. Quella del Romeo Neri è una partita persa, in particolare i disservizi sono relativi ai servizi igienici e a un bar che non esiste, anche se apprezzabile lo sforzo che si sta facendo sotto l'ombrellone all'aperto e la scarsa igiene che va dai sedili sporchi in tribuna centrale ai vetri sporchi in cabina stampa. È lecito aspettarsi qualcosa di più dall'amministrazione comunale, come il fatto di rispondere alle esigenze di una cosa che porta riscontro alla città e che rappresenta la stessa, come lo stadio e la squadra di calcio, per l'appunto. In questo momento, tra escrementi di piccioni e di servizi detti poc'anzi, certamente l'amministrazione comunale non sta facendo una bella figura. Spostare la squadra a Neri, un impianto come Misano o Riccione, sarebbe un segnale forte per la stessa, che vedrebbe, questo lo auspichiamo noi, qualcosa muoversi. I supporters ci scrivono che vorrebbero un gesto importante da parte del patron Giorgio Grassi, proprio per dare un'importante risposta a coloro che continuano a disinteressarsi del problema. Nei distinti si chiede una tribuna coperta, poiché in certe giornate invernali coloro che vogliono incitare i propri beniamini sarebbero disposti a chiudere un occhio per il freddo, ma non ad assorbirsi anche la pioggia, visto che all'ingresso non è permesso neppure di entrare con gli ombrelli. Un bar all'altezza della situazione, possibilmente coperto, e dei servizi igienici presenti in tutti i settori dello stadio sarebbe un bel inizio. Riminello in questo caso potrebbe anche aspettare, perché il Neri rimane la casa storica nonostante le sue mille sfaccettature viste all'opera dal 1933 ad oggi. Qui c'è uno storico come Cristiano Cerbara che ci sta ascoltando. Io penso che sia stato costruito, almeno leggendo anche nel 31 è stato presentato il progetto, ma proprio il primo mattone l'hanno messo nel 31 o nel 33? Che tu vada, perché io dormivo. Ho voluto vedere proprio su Wikipedia perché mi ha diciamo messo questa curiosità il nostro Cristiano Cerbara, che mi aveva detto l'ultima puntata che era stato qui, che era stato costruito nel 1929 addirittura. Bisognerebbe chiedere a lui, che è amante di queste statistiche inerenti a Rimi. Salutiamo Cristiano che è all'ascolto. Senti Giorgia, i tifosi da una parte, ok, lasciamo il discorso Riccione Misano. Sì, perché... penso sia più una provocazione che altro, esatto. Perché immagino che diciamo piangesse il cuore di chi l'ha scritto a pensare di andare a giocare a Riccione o Misano, insomma. E lo stadio non è più adeguato da decenni, e ormai l'abbiamo detto in tutte le salse, l'hanno detto tutti i presidenti che sono passati, non solo l'hanno detto, hanno fatto progetti, hanno cercato di sollecitare l'amministrazione a decidere di cambiare, di fare un altro stadio, di farlo lì, di farlo altrove, e non se ne viene a capo di questa cosa, così è indecente, obiettivamente noi viviamo lo stadio magari dalla tribuna,
che, diciamo, con tutti i suoi difetti, i suoi piccioni e la sua sporcizia, bene o male ci permette di andare a fare una pipì se ci scappa. Sì. E di là nemmeno, non è affrontabile. Questa è una cosa poco impegnativa, perché se sei un po' troppo impegnativo non so dove forse vai. Ecco, nel senso, insomma, veramente, diciamo che il settore dello stadio dei VIP è quello che decentemente ti permette di vivere un'ora e mezza senza troppe problematiche, se non, insomma, fare qualche slalom tra i piccioni. Però no, dai, a parte tutto, non va bene così. Non so veramente dove sia l'inghippo, pensando al bar, perché qua non si capisce, è anche un rimpallo tra la società, l'amministrazione, il bando, e il bando deserto, l'amministrazione arrabbiata con Grassi, che io sappia, Grassi arrabbiato con l'amministrazione, perché, cioè, non se ne può più, sinceramente, secondo me. Guardarsi in faccia a fine stagione, tirare le somme e dire: signore, una serie C con tutte gli scongiuri, no, del caso. È semplice, basta portarli entrambi allo stadio e poi gli dici: adesso te vai lì, te vai là, vediamo. Ma no, cosa non basta neanche fuori. Quello, Massimo, guarda, credimi che secondo me proprio non, lo stadio non è mai stato reputato degno di una spesa che non sia per le questioni tecniche, visto che comunque per la pista d'atletica sono stati spesi soldi, perché comunque la città aveva bisogno di una pista d'atletica fatta così lì, e guai se non fosse stata così e lì, e il resto è stato lasciato. Ma se c'è un evento di atletica, dove vanno gli stessi signori a fare i propri bisogni? Dove vanno? Se la tengono. Calcio, no, perché loro corrono e quindi riescono anche a uscire e andare sì, a casa. Forse perché hanno una sono tutte riflessioni interessanti. Si però cerca veramente di così. No, però ti vai a prendere una bevanda calda, non fai tempo a fartela servire sotto l'ombrellone che era da gelata, cioè voglio dire, un minimo. Io sono d'accordo con te, hanno presentato un bar, non si è presentato nessuno, purtroppo, perché? Anche questo. Io, perché? Bisogna capire perché. Era fatto male il bando, chi pensava di dover... Se per avere il bar devi rimettere a posto la gradinata, probabilmente non viene nessuno a prendere il bando. Non viene nessuno. L'hai detto in poche parole tu. È quello lì il pensiero. Lo so, Stefano, dalla regia adesso si ricorderà molto... Stefano, lo dico, hanno fatto morire Bella Vista senza poter concretizzare il proprio progetto dello stadio nuovo. Si deve vergognare la vecchia amministrazione comunale, perché comunque volate in cielo quel personaggio, pur avendo presentato un progetto che andava, secondo me, solamente firmato e messo in pratica. Credo che, insomma, penso che avrebbe sborsato, insomma. Una città come Rimini non ha un impianto degno, ma adesso quest'anno ci può stare al bar, come diceva Massimo, vengono i dirigenti e tutto cuoio, sono quattro gatti, perdonatemi, eccetera, eccetera. No, ti fa vergognare anche con società che, insomma, leggono il nome Rimini. Esatto, e vengono, insomma, da paesini che non sappiamo neanche capire dove sono sulla piantina dell'Italia. E Rimini va a giocare nei campi, gli altri vengono a giocare in uno stadio. Esatto. E abbiamo servizi peggiori di quelli che danno loro in un campetto di periferia. Esatto. Questo è indubbio, indubbio. Gran amica, l'anno scorso siamo andati in serata, se lo ricorderanno, mi pare il giovedì prima di Pasqua, era stato allestito proprio, loro ci hanno detto che ci sono sempre, una roulotte che ti faceva la piadina, tutto quanto, ma lì veramente eri in mezzo al deserto, nei campi sperduti, eccetera, eccetera. Però si è organizzato, una società come i Gran Amici, in quella condizione lì, non si organizza un bar a Rimini, mi sembra una cosa assurda questa, quindi è una battaglia persa, come probabilmente provvederemo. Questo è l'unica cosa positiva che si può fare. Intanto, gli amici tifosi, abbiamo analizzato anche quello che un po' voi avete riportato a mo' di provocazione, e nonostante questo c'erano 318 paganti, eroi domenica. Sì, infatti infatti qualcuno ce la lamentava perché diceva 318 eroi, le terme. È vero. Si aspettava qualcuno, più gente, perché il Rimini è primo in classifica, però in maltempo avete visto anche noi oggi, siamo ridotti a tre, meglio pochi ma buoni però. Meglio pochi ma buoni, occorre dire anche. Va bene, allora adesso ci spostiamo con la nostra attenzione, perché più volte in questa stagione, proprio perché vogliamo dimostrare la nostra coerenza per quanto riguarda il programma Sport Up, sono state fatte delle critiche costruttive, ma anche degli elogi al lavoro di Pietro Tamai. Riteniamo opportuno nel mese di febbraio, ormai siamo
a un passo dalla conclusione del campionato, mancano 2 mesi, però riteniamo anche febbraio come mese di valutazione per dare un giusto merito anche al DS Pietro Tamaia. Allora andiamo a vedere questo contributo filmato. Sono Fabio Giancarlo, titolare della DGF Ford Italia. Vi vorrei presentare i prodotti che costruiamo in questa azienda. La nostra azienda, costruiamo forni di tutte le misure, impastatrici di tutte le misure, sfogliatrici per pasta di tutte le misure, varie sfogliatrici per la pasticceria, stand di pizza o stand di piada secondo il vostro uso, e griglia petrolamica e anche cuocipiade elettrici di varie misure. Vi aspetto in azienda. Dopo il pareggio della squadra di quelli di Carpaneto, qualche critica è arrivata alla formazione biancorossa che dall'avvento di Righini ha conosciuto il segno X in 3 occasioni, Tutto Cuoio, Forlì e Carpaneto. Proprio quest'ultimo pareggio ha lasciato la mare in bocca ad alcuni supporters per come è arrivato, rigore molto generoso e discutibile per il tanto turnover imposto che a Di Libero si era già visto nell'altro turno infrasettimanale in programma a gennaio contro i Castelvetro. La qualità della rosa non ammette repliche, evidenziamo l'ottimo lavoro del DS Pietro Tamai che, a parte qualche scelta secondaria, riferimento al secondo portiere di stagione, ha collaudato la rosa nel miglior modo possibile. In difesa l'arrivo di Vesi aveva rappresentato il primo colpo di mercato, poi l'infortunio e l'arrivo di Petti. Il tempo di trovare la giusta intesa con Brighi ed ecco l'arrivo di Romagnoli per puntellare la rosa. La tanta qualità richiesta, specie a centrocampo, ha tolto dalla vetrina Righini e Valeriani, messo in luce Capellupo, giocatore di categoria superiore, oscurato perfino l'ex udinese Variola, mentre cresciuto alla distanza Montanari. Tanti chilometri per lui e tanti palloni recuperati. Con Righetti spingono meno rispetto alla precedente gestione Muccioli gli esterni. Gioiebre e Viti sono spesso sacrificati nella propria metà campo, ma rimangono 2 pedine fondamentali, i quali sono stati disciplinati anche al sacrificio, spingere sì, ma anche coprire. In avanti, Bonaventura, Ambrosini, Cicarevi, Ciarlotti, Traini per ultimo hanno portato qualità, peso, centimetri e gol. Al DS è impossibile rimproverare qualcosa, anche se a lungo andare ha dovuto ammettere a suo modo che quel famoso difensore centrocampista nel mercato invernale servissero per prendere lo sprint in classifica. A malincuore, alcune scelte non condivise dalla nostra redazione si sono rivelate tali anche per la società, che ha deciso di abbandonare la strada Muccioli per sposare in prima linea l'aziendalista Righetti. Esperienza, formazione per Tamai che serviranno per l'appuntamento più importante, quello che vale il pass nel mondo dei professionisti. Applausi in questo caso e scaramanzia permettendo, tutti concentrati sul rettangolo di gioco laddove passerà in definitivo verdetto. Ebbene, quindi complimenti anche al DS Pietro Tamaia. Vogliamo aggiungere qualcosa? Abbiamo detto più volte nel corso di quest'annata, soprattutto nella prima parte di stagione, che mancava sempre qualcosa a questa società. Nel mercato invernale c'è stato il regalino di Traini e poi sono arrivati un difensore come Romagnoli, da te molto apprezzato, Giorgia, e anche il centrocampista Capelupo, che ci aveva fatto sognare subito le soglie con i Forlì, poi la seconda prestazione di fila, altra bella prova, e adesso ieri è sembrato un po' perso. Diciamo, al di là del giocatore, serviva il ruolo, cioè non puoi costruire una squadra senza nessuno che ha un'idea di far gioco. Io è quello che ho sempre detto durante tutto il girone d'andata, che poi Capellupo sia fortissimo, forte o medio forte, ci può stare, cioè ha dimostrato adesso che è un buon giocatore, al di là insomma di un passo falso che ci sta per tutti. Sicuramente mancava quel ruolo lì, perché non è possibile pensare che una squadra costruita per vincere, o comunque insomma per vincere questo campionato, non avesse nessuno a cui dare un pallone che sapesse dove mettere la palla per il compagno. Esatto. Non esiste, insomma. Trovi d'accordo, no? Assolutamente sì, avrei fatto una campagna forse su un esterno destro che manca in questa squadra, come sostituzione forse a Simoncini, che magari è più una punta, in alternanza magari, però un giovane magari da quella parte lì poteva essere necessario. Valido per questo campionato, sì. Esatto. Va bene, allora Massimo, ti porto a scoprire il prossimo avversario del Rimini, perché ripeto, ieri c'è stato un po' di rammarico per quanto riguarda la San Maurese, però si andrà su un campo pesante come quello della Colligiana, allenata dall'ex difensore di Lecce, Fiorentina e Milan, Stefano Cherobi, che ieri tra l'altro è stata sconfitta nel derby dall'Aquila Montevarchi, ma è una partita molto combattuta, attualmente sono penultimi in classifica. Andiamo a scoprire qualcosa di più attraverso questo servizio. Il gol che avevamo fatto era buono. Forno d'Asolo, per il tuo ordine contatta l'agente Andrea Parlani al 342 004 5098.
La Collegiana ospiterà il Rimini. La squadra dell'ex difensore di Milan, Fiorentina e Lecce, Stefano Carobi, rispetto ad un inizio di girone d'andata positivo, nel girone di ritorno si è persa completamente. Del resto il penultimo posto della graduatoria sta lì a dimostrarlo. Perso anche nel mercato invernale il miglior finalizzatore Bignoni, i biancorossi recano parecchie perplessità in fase difensiva. I gol presi sono il doppio di quelli realizzati. A guidare la classifica capocannonieri, dietro a Bignoni, troviamo Andrea Cristiano fermo a 4 e Aurelio Faroni a 3. L'età media, pari a 21 anni, non ha certamente facilitato il compito di Carobi, che ha collezionato ben 13 punti casa e 12 in trasferta. La cessione del bomber Bigoni all'Este ferma quota 8 reti, anche di Brecca arrivato dall'Arzachena Serie C1 per poi essere ceduto all'anno 6, sono due perdite importanti per una Collegiana che ha comunque venduto Bragli Serie C al Cosenza. Il miglior rendimento in assoluto i biancorossi l'hanno avuto tra il quinto e il settimo turno. In stagione si contano l'exploit con relativo successo in casa con l'Imolese e la vittoria esterna sul campo del Folì addirittura per 2-0, oltre il pareggio interno con la San Giovannese per 0-0. Dall'avvento del 2018 solo due le vittorie centrate col Trestina e col Tuttocoio, troppo poco per salvarsi. All'andata i toscani al Neri non sfigurarono, la loro resistenza fu abbattuta da un rigore di Ambrosini giunto al 35esimo della ripresa, ma come detto un girone dopo il Rimini si ritrova al primo posto in classifica, la Collegiana al penultimo. Proprio le rispettive posizioni indicano la classica sfida da Davide contro Golia. Ecco, rientriamo in studio tra una velocità e l'altra per quanto riguarda le due trasmissioni. Mi ero dimenticato anche di ringraziare il Rimini Calcio questa sera. Avrebbe partecipato a questa trasmissione molto volentieri anche Andrea Bighi, purtroppo anche lui bloccato dalla neve, quindi ripeto, meglio pochi ma buoni. Ringraziamo come sempre Sergio Cingolani. Noi siamo venuti con le ciaspole. Siete stati bravissimi voi due. Vi volevo invitare a mangiare la pizza, ma tu vai via subito, invece Massimo sarà un buon strumento di compagnia, spero. Spero anch'io, sì. Va bene. Allora adesso qui vi volevo un po' provocare, tutte e due. Sabato eri con me a vedere la Serie C. Sì, una in alto e una in basso, diciamo così. Quella è stata una partita da Serie C, nel senso che la San Benedettese è una bellissima squadra, ma altrettanto dura, ostica, mi viene da dire antisportiva, e un Sant'Arcangelo magari che non si aspettava una squadra così arrembante, così cattiva. Che tra l'altro veniva da un ritiro di una settimana proprio perché voleva sbloccare la situazione, nonostante sia sesta in classifica, certo, San Benedettese, adesso certo, quinta. Però voglio dire, non si sono visti delle trame di gioco importanti, perché comunque sì, la partita era già stata messa su un certo binario. Molto dura, un campo molto scivoloso, e si è fatto di tutto forse tranne che giocare a calcio. Loro hanno fatto in tutte le maniere per perdere tempo, una volta acquisito il rigore e realizzato poi hanno lasciato poi giocare il Sant'Arcangelo, ma il Sant'Arcangelo parte una occasione clamorosa che si è fatto raggiungere poco prima del tiro, ecco, diciamo che si sono viste all'interno di questa partita delle situazioni che, insomma, per essere una Serie C non si dovrebbero vedere a livello professionistico. Ho voluto parlare con te di Serie C e del riferimento al Sant'Arcangelo, perché all'entrata dello stadio abbiamo trovato dei tifosi molto gentili che hanno spiegato al sottoscritto, l'avevano fatto in verità anche l'altra volta, che comunque in virtù anche delle voci che erano uscite fuori di due squadre in Serie C, oppure addirittura di un'unica squadra che i tifosi del Rimini hanno ribattezzata molto affettuosamente Riminangelo, hanno voluto dire: noi non ce l'abbiamo con i tifosi del Rimini, siamo 50 persone, 50 gatti che ci assorbiamo le trasferte per andare a seguire il Sant'Arcangelo, sogniamo che la nostra squadra il prossimo anno con la nuova gestione societaria affidata a Mestrovic possa regolarmente iscriversi e fare il proprio campionato. Noi siamo il Sant'Arcangelo, voi siete il Rimini. Avevo promesso che avrei detto questo messaggio che mi hanno riferito in trasmissione, stanno cercando di portare sempre più persone possibili in trasferta, ma soprattutto in casa dove il pubblico è sempre attorno alle 200-300 presenze. In trasferta, ripeto, c'è questo gruppetto di ragazzi che si assorbe per l'appunto tanti chilometri, formato dalle 20 alle 50 persone, ci hanno detto, e vanno anche elogiati e chiaramente vanno i nostri complimenti.
qui volevo farti intervenire perché a questo punto, vedendo anche i rinnovi che ha fatto Borozan, il vicepresidente del Sant'Arcangelo Calcio, a Piccioni e a Bussaglia per il prossimo anno, significa a questo punto la strada croata per i Rimini si è persa definitivamente, il Sant'Arcangelo farà la sua strada e i Rimini, qualora dovesse approdare in Serie C, farà la sua. Allora ti chiedo, chance persa oppure va bene così? A distanza di un mese e mezzo, dato che l'ultima volta che eri venuta qui era il 14 gennaio. Allora, intanto non fa una piega il discorso che ti hanno fatto i tifosi del Sant'Arcangelo. Io ho seguito San Marino per 20 anni per il giornale e ho visto andare in giro il nucleo in 9-10 e fare una C1 ottimamente, insomma, a San Marino Calcio. Direi perché no? Nel senso, non è il numero che fa la tifoseria, è la passione, è l'impegno. E la volontà di seguire la squadra e l'attaccamento ai colori. Chiuso questo discorso qui, e credo che sia chiuso, probabilmente, insomma, al momento direi che è chiuso anche il discorso croato, salvo poi rivedere al tavolo i protagonisti tra qualche mese. Anche perché la novità in più che ti do, che avevo anche accennato attraverso un servizio, qualcuno da Sant'Arcangelo si era arrabbiato che erano venute un po' fuori queste notizie, perché comunque le abbiamo toccate con mano, certo. E sappiamo che c'è stato il reale interesse e qui, certo, forse anche su Massimo... questo posso No, ma ti dico una cosa in più, praticamente dopo che si è deciso questo distacco, questo gelo da Grassi, il gruppo croato avrebbe chiesto informazioni in direzione Bellaria, quindi la possibilità, dove tra l'altro gioca già la Juniores del Sant'Arcangelo, di sfruttare l'impianto, lo stadio Nanni per la prossima stagione, per la cosiddetta cantera, quindi la cantera di Romagna, qualora dovesse nascere, pare che gli impianti scelti siano quelli di Bellaria. Ancora tutto da verificare, da mettersi d'accordo a tavolino, c'è di mezzo ancora la gestione con Sauro Nicolini, però sappiamo, e questo lo diamo per informazione, che il Bellaria sta retrocedendo addirittura in prima categoria. Quindi è tutto aperto questo discorso qui. Per quanto riguarda l'ambiente Rimini sembra purtroppo chiuso. Credo che insomma il presidente del Rimini, anzi Giorgio Grassi, abbia fatto una scelta a novembre e la stia portando avanti, e poi insomma chi fa le scelte si prende anche le responsabilità delle scelte fatte, oneri e onori, funziona così. Io solo per questo ti sposerei quando fai così, Raul, tu me lo permetti la battuta, c'è il suo ragazzo qui dietro la telecamera, la battuta ti permetto, ci sta, mi permetto la battuta, mi permetti, no, questo anche per spiegare perché ci sono arrabbiati i tifosi del un tifoso in particolare, perché con noi quando abbiamo dato la completezza e l'esattezza della notizia abbiamo voluto dire il giorno che si sono presentati, va bene ricordare quello che ha fatto il Sant'Arcangelo nel passato con la vecchia gestione, però andavano ricordati secondo me anche alcuni momenti negativi che hanno coinvolto la società, anche per quanto riguarda la penalizzazione, certo, in questo campionato, certo, e anche per quanto riguarda le penalizzazioni del calcio scommesso, certo. Siamo arrivati allo stadio di Sant'Arcangelo per commentare 2 settimane fa la partita del Sant'Arcangelo Calcio, abbiamo ricevuto un tifoso, tra l'altro in una postazione dove non dovrebbe stare all'interno dello stadio, che tra virgolette ci ha infamati. Queste non sono cose belle, quindi te lo posso dire tranquillamente, quindi per dovere di cronaca abbiamo sempre parlato in maniera corretta per la dovuta informazione, poi se qualcuno se la prende a livello personale ci dispiace, se qualcuno poi anche del Sant'Arcangelo stesso ha piacere di venire ospite in questa trasmissione e chiarire anche le voci che ci sono state con Giorgio Grassi, gli studi sono aperti a tutti, c'è lo stesso anche il presidente Roberto Broli, nonostante i dissapori che abbia con me personalmente, abbia voglia di venire qui a raccontarci la sua esperienza di 25 anni a Sant'Arcangelo, tranquillamente i microfoni sono aperti a tutti, però l'importante secondo me è che non si tolga il saluto o ci siano delle situazioni di questo genere quando un tifoso addirittura arriva lì e ti accoglie in questa maniera qui, ecco, solo per completezza dell'informazione. Oneri e onori dobbiamo prenderli anche noi giornalisti, purtroppo per quello fortuna quando parliamo, scriviamo, veniamo purtroppo ascoltati e visti e ma a ci qualcuno fa piacere, piace, eh? A qualcuno no. Giorgio, devo l'importante dire... è che no, essere, avere la coscienza a posto. No, quello sì, però devo dire che sono rimasto anche molto sorpreso, perché poi tra l'altro con la partita mi ero presentato allo stadio con Renzo Baldisseri, ci hanno fatto ecco una gran... perché no scherzo, devo dire la verità, ci hanno fatto una gran festa, mi ha sorpreso perché in questa trasmissione parliamo esclusivamente del Rimini Calcio da 5 anni a questa parte, una parte dei tifosi del Sant'Arcangelo che nonostante sappiano che qui si parla solo di Rimini Calcio ci segue e ci ha fatto i complimenti proprio per la trasmissione, nonostante poi ci siano anche altre trasmissioni dedicate proprio a Sant'Arcangelo Calcio e su altri emittenti, questo chiaramente ci fa piacere. Quindi
Una richiesta però, Rimini e Rimini, ha ragione Giorgia, quindi bisogna essere coerenti con la trasmissione che abbiamo portato da 5 anni a questa parte. Secondo me bisogna essere coerenti nella vita, va bene? Non mi sgridate, il prossimo turno Stefano, ti chiedo scusa io se mi sono dilungato, lo andiamo a vedere con te. Grazie come sempre per la precisione e per il tuo contributo. Allora, si giocherà il 4 marzo, Romagna Centro, Aquila Montevarchi, San Maurice e Castelvetro, il Molise Correggese, una partita da non sottovalutare per il Molise perché la Correggese anche ieri ha rischiato di vincere, Lentigione Fiorenzuola, Villa Biagio Forlì, altra bella partita, Vigor Carpaneto Pianese, Colligiana Rimini, San Giovannese Sasso Marconi, Tutto Cuoio Sporting Trestina, Mezzolara San Sepolcro. Siete d'accordo? No? Big match forse Forlì Villa Biagio? Villa Biagio Forlì? Sì, per la classifica diciamo di sì. Io se fossi il Rimini, insomma, starei sul pezzo, perché la Collegiana in casa ha fatto le migliori prestazioni con le squadre di alta classifica, sì. Ha assolutamente bisogno di punti perché comunque viene su anche il San Sepolcro. Signori, ci si gioca molto. D'accordo. Domenica. E poi ricordiamo la cosa più importante, che ieri leggendo anche un po' l'umore dei tifosi del Rimini si sono dimenticati forse di analizzare bene il calendario. C'è una pausa in programma dopo la partita con la Collegiana dell'11 marzo, anche lì secondo me quella pausa servirà per rasserenare un attimo, qualora ci fosse bisogno, l'ambiente dopo il pareggio anche di ieri, soprattutto quello del Carpaneto. Però ci sarà anche la possibilità di organizzare le idee, di poter affrontare con maggior tranquillità anche la parte finale di questo torneo, no? Ritengo che la partita più importante sia il prossimo turno, invece io quindi con la Collegiana tu dici che sia proprio le due in testa contro le due quasi in competizione per non retrocedere, per cui chi farà bene questo turno probabilmente prenderà dei vantaggi. Io sono sempre remore dello scorso anno del Ravenna nei confronti dell'Imola, quindi Molese Correggese, anche perché ho sentito le interviste del mister della Collegiana dove ha tutte le problematiche tranne quello del Rimini, per ma qui è stato un po' presuntuoso, però probabilmente sì, però si ricorda la partita dell'andata che Rimini non giocò in maniera eccezionale, però secondo me se lo va a affrontare adesso Rimini farà la sua partita. Intanto hanno entrambe due scontri secondo me facili, ma altrettanti altri due che possono dire la sua. Io volevo rasserenare un po' i tifosi. Tu no, i tifosi si possono rasserenare, non chi va in campo, quello non lo deve fare. Va bene, siamo addirittura d'arrivo. Grazie come sempre a tutti coloro che partecipano qui, Sport Up, Valentina, Renzo, Emanuele, che questa sera non sono qui tra noi, Cristiano, eccetera, eccetera. Grazie anche al nostro Giacomo Alpini che questa sera nella prima parte è venuto a mancare per un impegno. Grazie soprattutto a chi era presente, Massimo Zanini. Buonasera a tutti. E grazie a Giorgia Bertozzi. Ciao Daniele, grazie a tutti. Noi ci vediamo lunedì prossimo, sempre a partire dalle ore 19.55, più con calcio di rigore e poi con Sport Up. Grazie a Daniele Emanuele.